Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono mesetista. Diciamo, è da un po' di tempo che ho fatto delle mesh. E ovviamente qui non si vede perché li ho legati, non so se riuscite a vedere. E quindi dopo, diciamo, ecco, 2 mesi mi ritrovo ad avere i capelli molto secchi a livello delle punte dove sono state fatte queste mesh, e quindi cercavo, diciamo, una maschera molto nutriente, diciamo, che potesse fare al caso mio, perché tutto quello che avevo a casa mi risultava troppo leggero. Pensate pure che ho dovuto anche cambiare lo shampoo, perché quello al carbone attivo della Garnier che utilizzavo prima mi seccava troppo, e quindi ho dovuto anche, diciamo, tornare al mio shampoo precedente, che era questo qua. Però ho anche provato quello lì all'avena, che è questo qua, crema di riso e latte d'avena. Poi alla fine, dopo aver risolto un po' la situazione catastrofica, ho abbandonato questo e sono ritornata a questo, che diciamo che è una via di mezzo tra questo qui al, diciamo, crema di riso e latte d'avena, e quello al carbone attivo. Quindi mi sono fermata a questo qua, ecco. E diciamo, questo shampoo l'ho voluto abbinare a una maschera che finora non avevo provato, che è questa maschera dai provenzali ai semi di lino. Ero curiosa perché comunque con i semi di lino fatti in casa, che avevo fatto tempo fa, e mi ero trovata bene, e quindi ho detto potrei pure provare una maschera anche ai semi di lino, perché no. E quindi ho voluto provare questa maschera, anche se 200 ml, 6 euro, mi è sembrata un po' cara, dico la verità. Però ho detto, voglio un prodotto buono, magari di una marca anche buona, che mi idrati il più possibile i capelli. E poi c'era scritto anche capelli tinti e spenti, quindi ho detto meglio di così. Districante, infatti come avete visto qua c'è scritto maschera capelli erboristica, semi di lino, districante, capelli tinti e spenti. Quindi mi sembrava fare al caso mio. Appunto, come packaging, come ho detto prima, 200 ml. È un PAO di 12 mesi. Visto che i provenzali solitamente fanno dei prodotti con un buon inci, ora vado sull'app Yuka e vado a vedere com'è l'inci. Eccellente, come immaginavo, 93 su 100, quindi va benissimo. Poi qui sopra la confezione c'è scritto scopri di più. Vediamo un po' se riusciamo a scoprire qualcosa di più. Mi sa che se non lo faccio con una pinzetta non si aprirà mai. Infatti la cosa migliore era farlo con una pinzetta. E allora, vediamo un po'. Leggenda di naturalità. Ah, in pratica ci sono scritti tutti gli ingredienti in modo un po' più dettagliato, ecco. E quindi c'è l'acqua, e poi c'è un emulsionante, un correttore di pH, poi c'è l'olio di semi di lino con proprietà emolienti e nutrienti, poi c'è l'estratto di semi di lino con proprietà addolcenti, poi ci sono le proteine del riso con effetto ammorbidente, poi c'è la glicerina, idratante e umettante, il condizionante per capelli, la fragranza, l'emoliente con proprietà antimicrobiche, un conservante, il potassium sorbate e un altro conservante che è il sodium benzoate.
Poi qua c'è scritto che è il 98,7% di ingredienti naturali, di origine naturale, è dermatologicamente testato, è testato sui metalli, per i metalli pesanti, nickel, cromo e cobalto. Poi qui dietro c'è scritto formulato con basi di origine vegetale, è arricchito con olio di semi di lino e proteine del riso. Dalle proprietà emollienti e ammorbidenti, ridona corpo e vigore ai capelli tinti e spenti. Mantiene la lucentezza e la morbidezza del capello, senza appesantire. Se ne suggerisce l'utilizzo in abbinamento allo shampoo erboristico semi di lino. Se ne suggerisce l'utilizzo in abbinamento allo shampoo erboristico semi di lino. Modo d'uso: dopo lo shampoo, applicare il prodotto sui capelli umidi e lasciare agire per 4-5 minuti. Sciacquare con cura. Frequenza d'uso ottimale almeno una volta alla settimana. Io adesso, ora come ora, per come i capelli la userei ogni 3 giorni, ecco, ogni 3-4 giorni. Anche perché in teoria io l'ho già provato una volta e quindi già posso dirvi, mi sono fatto un'idea. È un prodotto che all'apparenza sembra pesante, sembra proprio un burro, però in realtà non è poi così pesante come appare sui capelli. Quando lo mettevo me ne accorgevo. E poi ha un odore particolare. Qualcosa di semidirino vagamente c'è, però si sente molto l'odore dei fiori. Si sente molto odore di fiori, ecco. Però non so di che fiori si tratta, anche perché lì non lo dicevo. Quindi qualche estratto, qualcosa. Proteine del riso, magari quello che fa questo odore. Non si sa. E comunque, visto che prima abbiamo parlato di inci, io vi lascio qui, diciamo, l'inci, così ve lo guardate con calma, anche se io ve l'ho detto a voce, però. Quindi, come ho detto prima, questa maschera non mi è sembrata pesante, però detto ora qui, in pratica, c'è scritto di lasciare agire 4-5 minuti, però mi sono accorta che non basta, nel senso per i miei capelli non basta quel tempo per avere, diciamo, una maggiore idratazione. Purtroppo il tempo non basta. Io, pensate, con i capelli così secchi che vi lascio immaginare, non riesco nemmeno a pettinarli dopo essere stata in posa con una maschera o un balsamo, quindi vi lascio immaginare. Infatti, solitamente li pettino prima dello styling, perché così mi è stato consigliato anche da una parrucchiera. Quindi sto facendo così in modo da cadermi meno capelli, perché per ora sto avendo problemi anche di caduta e ho parecchi problemi, non so se si nota, di dilatamento dei capelli. E infatti sto facendo diversi esami e sto cercando di scoprire qual è la causa. Però ho il vago sospetto che possa essere la tiroide. Però adesso, tornando al video, tornando a noi, io adesso la proverò nuovamente con voi, però la terrò in posa stavolta un po' di più. Vorrei tenerla in posa almeno un quarto d'ora, per vedere se possa andare bene oppure no. Prima di lasciarvi il risultato finale, vi farò vedere che prodotti utilizzerò per lo styling. Utilizzerò questo shampoo, Aloe Cocco, poi utilizzerò la maschera dei provenzali e poi utilizzerò questa maschera che sto testando da un po' di tempo, diciamo,
che non è malaccio, volendo, per l'estate va bene. Essendo che fa caldo non mi va di perdere molto tempo col gel, che ci vuole tantissimo tempo, diciamo, da dedicargli, e quindi sto usando questa schiuma, che ve lo devo dire, non è bio, non è comunque accettabile. Ecco. Invece quello shampoo di prima è un final wash, in questo flacone di Bioficina Toscana, e ne userò 20 ml. Ci vediamo dopo con il risultato finale. Rieccomi. Allora, vabbè, il risultato con questa schiuma a me piace perché non è né troppo duro né troppo leggero. Per l'estate va bene perché, diciamo, faccio più, è più sbrigativa la spuma. Ecco, quindi per me va bene. Il risultato non è proprio, diciamo, volume pazzesco, però io comunque per ora sto avendo problemi con i capelli, quindi ci può stare. Non so se avete visto che ho i capelli di un colore diverso adesso, perché ho fatto le mesh e mi piacciono assai. A livello di morbidezza, stavolta con un quarto d'ora ci siamo riusciti. I capelli sono diventati più morbidi rispetto alla scorsa volta. Certo, non mi potevo aspettare il massimo dell'idratazione. E anche perché io ho un capello grasso, quindi se vado troppo a nutrire i capelli, poi potrei avere l'effetto contrario. Quindi questa è, secondo me, una via di mezzo tra, diciamo, una maschera, diciamo, un pochino più leggera e una nutriente, quindi potrebbe andare bene. Certo, non la consiglio per i capelli afro o per capelli particolarmente secchi, ecco, e che hanno anche la cute secca. In quel caso no, anche se la maschera non va messa nella cute, questo va specificato. Comunque devo dire, forse un po' è andata anche nella cute per sbaglio, però questo, cioè, se mi è ingrassato o no i capelli non ve lo so dire. Diciamo così, diciamo, visto così un attimo non sembrerebbe, quindi no, non vi saprei dire. Ora, dopo la maschera, giustamente sono un pochino più induriti, però tutto sommato l'effetto può andare bene. Può andare. Ve la potrei consigliare questa maschera, diciamo. Però tenetela in posa un quarto d'ora, come ho fatto io. Se no, ecco, non avrete l'effetto, appunto, idratante. Però bisogna sempre considerare il tipo di capello, il tipo di shampoo che si utilizza, quindi bisogna vedere anche questo. Con questi abbinamenti io vi consiglio di fare così. Bene, spero che questa video recensione vi sia piaciuta e ci vediamo presto con un prossimo video.